La voglia di riscatto del Teramo dopo il KO all'esordio deve fare i conti con due traverse che impediscono ai biancorossi di avere la meglio sul Bassano. Così al Bonolis finisce 1-1. Ci sono stati progressi rispetto all'Umezzane, squadra più viva, con più nervo, corroborata dalla vivacità di un Boulevard di cuore e polmoni in mediana. La fase difensiva continua a palesare lacune, specie in fase di interdizione, come l'avvio di gara da brividi ha evidenziato. Il Teramo però ha creato e alla fine i tre punti li avrebbe meritati contro una squadra attrezzata per fare un buon torneo. L'allenatore ospite, il pescarese Luca D'Angelo, conferma l'11 con Maestrello e Rantieri in attacco. Nel Teramo la sorpresa è Altobelli al posto di Scipioni, Boulevardi e Croce rilevano Di Paolo Antonio e Petrella. Ma l'avvio di gara è da horror per i biancorossi, che al primo minuto subiscono il tiro dalla distanza di Proietti e quando il secondo minuto non si è ancora completato vanno già sotto. Serpentina di Minesso sulla sinistra, cross per Maestrello che anticipa Speranza e batte Rossi. Bassano subito in vantaggio e che va sul velluto con contro un Teramo frastornato. Rantier prima conclude dalla distanza centrale e all'ottavo innesca la ripartenza di Proietti che appoggia a Minesso il cui diagonale viene smanacciato da Rossi. Barcolla il Teramo ma al quarto d'ora si rimette in partita. Crialese buca la sventagliata di Carraro, Sansovini fila verso la porta e con un sinistro chirurgico beffa il perentorio recupero del difensore. 1-1 con la prima rete ufficiale in biancorosso del sindaco. Un gol davvero bomber qual è. La rete è ossigeno puro per il Teramo che si ridesta, Sansovini ha il piede caldo e lo prova a metà frazione. Dopo una fase di stasi la squadra di Zauli a chiudere bene, prima col sinistro di Boulevardi, poi col destro di Carraro innescato dal tacco di Croce, blocca Bastianoni. Sarà l'ultima giocata del trequartista perché dopo l'intervallo resta negli spogliatoi, dentro Di Paolo Antonio e squadra più quadrata. Proprio il neoentrato si fa subito notare per un paio di cross, sul primo Croce manca la girata, sul secondo Dorazio ci mette tanta potenza ma poca precisione. Poco prima del quarto d'ora torna a farsi vedere la squadra veneta. Minesso raccoglie la corta respinta di Rossi ma Caidi lo mura in maniera provvidenziale. Anche D'Angelo fa ricorso alla panchina e il neoentrato Fabbro, match winner con la Reggiana, sfoggia tanta velocità ma non inquadra la porta. Pericoli sempre dalla panchina. A metà frazione Zauli opta per l'ultimo arrivato, Jefferson, al posto di Croce. Il brasiliano è imballato ma dà fastidio e un suo movimento sul lancio di Caidi libera Ilari, traversa piena al 32esimo. Squadre stanchissime, ma il finale è tutto del Teramo. Al 90esimo spunto di Petrella, ma Di Paolo Antonio sbaglia la rifinitura. In pieno recupero sinistro di Peterman smorzato, Ilari tocca per Petrella, ma ancora la traversa dice no al Teramo. Finale 1-1, con rammarico sì, ma la prestazione è la base da cui ripartire, con i necessari miglioramenti da fare.